Benvenuti a un nuovo appuntamento con il punto. Siamo pronti anche per eh, questa puntata ad approfondire temi amministrativi, eh, legislativi, il lavoro, insomma, dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Ritroviamo in studio presidente e vicepresidente della prima commissione. La prima commissione ha delle deleghe particolarmente importanti, per cui cercheremo di approfondire anche alcune tematiche eh, in merito. Saluto Andrea Smacchi del Partito Democratico che è il presidente della prima commissione Buongiorno. e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle vicepresidente di questa commissione, della prima commissione. Comincio con eh, Maria Grazia Carbonari. Qualche giorno fa il presidente della commissione igiene e sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, o Sileri non so, Sileri del Movimento 5 Stelle ha visitato la Sanità Umbra accompagnato da lei e dal suo collega Liberati. Vi siete recati in particolare presso i due ospedali di eh, Perugia e Terni, avete incontrato anche i direttori generali. Allora, quale giudizio complessivamente è emerso e come ha trovato la Sanità Umbra il Presidente della Commissione? Eh, dunque, l'obiettivo lo, eh, che si era prefissato il Senatore era quello di venire a conoscere la Sanità Umbra. Quindi non è arrivato in qualche modo in, in, con una diciamo, volontà diversa da quella di sentire quali erano le esigenze delle due aziende ospedaliere più grandi, appunto, ma le uniche, quindi Terni e Perugia. Eh, quindi è stato diciamo, un colloquio costruttivo oh, in cui il dirett direttore generale eh, amministrativo e sanitario, erano presenti sia a Terni che a Perugia, hanno esposto, a Perugia c'era anche l'assessore, hanno esposto oh, quelle che secondo loro erano le esigenze del territorio. Eh, per l'azienda ospedale di Terni chiaramente abbiamo tutti conoscenza del fatto che la struttura in sé è una struttura che ha molti anni, ha circa 50 anni, diverse criticità, su cui si è investito molto per la ristrutturazione, però arriva un momento in cui non è forse più conveniente continuare ad investire nelle ristrutturazioni quando diciamo, la struttura è fatiscente più o meno come quella. Quindi la richiesta che c'è stata soprattutto da parte nostra ma anche da parte... Del direttore generale, sicuramente investite più soldi, permetteteci di fare un nuovo ospedale che comunque abbia le, le, giuste, dia le giuste risposte a un territorio che da molti anni è stato depotenziato, perché lì eh, ricordiamoci che c'è Terni, Narnia Melia. Eh, Narni e Amelia hanno problemi molto, molto grandi, anche quelli sulle strutture, eh, Narni anche lì è una struttura peggio di quella di Terni e quindi sicuramente quella parte sud dell'Umbria andrebbe eh, attenzionata dal punto di vista di una nuova, eh, nuova struttura che serva tutto il territorio e peraltro è un territorio dove c'è molta mobilità attiva proveniente dal Lazio, quindi è anche un servizio importante. Quella... Eh, su, Peru, su, Terni. su Perugia eh, abbiamo parlato anche con l'assessore, anche l'assessore ha espresso delle... Diciamo desideri eh, che sono un po' anche i nostri, quelli comunque del fatto che non è possibile assumere perché c'è un blocco nelle assunzioni del personale, un blocco relativo a diciamo che riguarda tutta l'Italia in realtà. Però, secondo l'assessore, penalizza in particolar modo l'Umbria, che, che aveva già i conti in ordine e che quindi ehm, in qualche modo è un blocco su uh, una spesa già contenuta e quindi ancora più penalizzante. Però devo dire questo, io su questo sono d'accordo, devo dire però che andrebbero rivisto tutto il metodo e i criteri per le mh, eh, commissioni. Eh, mi piacerebbe veramente che eh, sia sbloccata sì, la spesa nella nostra regione, ma che ci sia un criterio eh, di selezione del personale veramente trasparente e mh, diciamo che non... Poi ci ritorniamo eh, perché sì. la sanità oggi la trattiamo in maniera particolarmente approfondita. Ma poi le faccio una domanda eh, su un tema che, che sta seguendo e che la riguarda anche a livello territoriale. Ma adesso mi piacerebbe ecco, il suo commento su quanto esposto dal consigliere Carbonari. Ma guardi, io credo che anche i nostri telespettatori hanno in mente, negli occhi, le immagini di questi giorni in campagna con riferimento alle formiche che stanno vicino ad un paziente che sta molto male. Questo credo che ci fa capire bene la differenza tra il livello e la qualità della sanità umbria rispetto al livello e la qualità della sanità in altre regioni, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista degli operatori, sia dal punto di vista di tutto quello che noi nel tempo siamo riusciti a costruire. Se partiamo da lì capiamo bene perché negli indicatori nazionali la sanità Umbra è sempre tra i primi tre posti. Se partiamo da lì sappiamo anche bene, vivendoci in Umbria, quello che si può ancora migliorare, quello che ancora va fatto dal punto di vista delle strutture, quello che ancora va fatto dal punto di vista della riorganizzazione dei servizi per far sì che anche le minori risorse a disposizione possano essere destinate esclusivamente alla salute dei nostri cittadini. E io dico spesso, se la politica non si occupa della salute dei cittadini, di che cosa si deve occupare? Quindi è chiaro che da questo punto di vista il lavoro dei barberini, ma il lavoro complessivamente di questa maggioranza, ha sempre in primo piano la sanità. Eh, sono stati fatti a mio modo di vedere degli investimenti importanti razionalizzando, chiudendo ospedali, costruendo nuovi ospedali. La situazione di Terni, chiaramente una situazione particolare perché ha assorbito molte risorse nel tempo, però non si, è, non si sono fatti investimenti importanti nelle eh, strutture come si è fatto oh, in altre città anche importanti. Quindi è chiaro che la eh, sono scelte eh, o destinare ancora strutture alle manutenzioni straordinarie e ordinarie oppure fare un investimento a lungo periodo prevedendo un nuovo ospedale. Allora, eh, riparto da lei e poi vado da, da Maria Grazia Carbonari. Eh, avete parlato degli ospedali di Perugia e Terni, voi venite invece a territori, diciamo, Foligno, Spoleto, Maria Grazia Carbonari l'ospedale di Branca, Gubbio Gualdo e quindi ci mettiamo anche Città di Castello come territorio diciamo per quanto la riguarda. Ecco parto da lei Smacchi, nelle ultime settimane lei in più occasioni è intervenuto anche attraverso interrogazioni eh, per una certa preoccupazione rispetto a un possibile depotenziamento, chiamiamolo così, dell'ospedale proprio di Branca eh, negato comunque ogni, ogni cosa insomma, no? che lei sottolineava dallo stesso assessore Barberini dicendo che, che, che non dovevano esserci comunque queste preoccupazioni ecco, qual è la situazione? poi vado, dammi le grazie a Carbonari per il suo territorio ma la situazione in sintesi, in poche parole, questa. è questa c'è un ospedale in crescita rispetto a tutti gli altri ospedali dell'Umbria è un ospedale all'avanguardia dal punto di vista, dicevamo prima, delle strutture, è un ospedale di emergenza urgenza, è un ospedale quello di Gubbio-Gualdo Tadino che ha visto la chiusura nel 2008 di due ospedali, quello di Gubbio e di Gualdo Tadino. Abbiamo numeri eh, rispetto agli altri ospedali veramente in crescita anche in conseguenza dell'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona avvenuto un paio di anni fa. Molti utenti, eh, soprattutto dalla zona del Fabrianese, vengono nel nostro ospedale come vengono molti utenti dalla zona di Assisi e, del, eh, e di Perugia Nord. Se prendiamo eh, questa eh, situazione a riferimento, eh, qualsiasi scelta eh, dal punto di vista politico dovrebbe essere nel potenziamento, la valorizzazione e gli investimenti in quell'ospedale. Invece, a partire dalla riorganizzazione dei cosiddetti laboratori analisi, abbiamo visto che l'ospedale di Gubbio-Gallotadina è stato penalizzato rispetto ad altri ospedali. Ecco, su questo stiamo facendo una battaglia dal punto di vista territoriale perché non si capisce come un ospedale di emergenza-urgenza come quello di Città di Castello che ha meno numeri eh, dal punto di vista del laboratorio rispetto a quella di Branca, debba essere considerato un ospedale principale, quindi AB, eh, e un ospedale di emergenza-urgenza con numeri più elevati, come quello di Gubbio o Guadotadio, debba essere considerato un ospedale di secondo livello, dove i prelievi vengono effettuati ma non vengono valutati, tant'è che eh, si prevede di mandarli a Città di Castello o a Perugia. Questo, a nostro modo di vedere, è un errore, perché un conto è una riorganizzazione in cui magari si potevano prevedere soltanto due centri, Perugia e Terni, un conto è una riorganizzazione che a nostro modo di vedere non è né carne né pesce perché eh, di fatto si è voluto salvare Foligno inserendo Città di Castello a spese di Gubbio Gualdotadino. Questo, eh, questa delibera va rivista perché non c'è un criterio vero che sta alla base di questa delibera. Carbonari, eh, entriamo nel <coughs> suo territorio, a Foligno Spoleto, due ospedali. Eh, comunque una sanità che possiamo dire funziona no? in quel territorio lì insomma con le criticità e con le virtù eh, come in molte altre situazioni però ecco il suo pensiero al di là insomma di quello che ho detto io allora ehm, io da tempo come ehm, non so se lo sa ma comunque informo i cittadini sto facendo un giro per tutta la regione che ho chiamato ho voluto chiamare sanitour ed è un giro per le strutture eh, diciamo così senza vorrei dire a sorpresa ma non perché eh, per motivi particolari è perché eh, quando ho tre o quattro ore di tempo cerco di eh, sono all vicino a un territorio vado a visitare in genere l'ospedale di quel territorio allora per il territorio di Foligno sì, teoricamente è una struttura nuova, è una struttura diciamo, fatta con, con eh, che dovrebbe anche funzionare abbastanza bene, fatta con tutti, rispettando tutti i, i principi eh, previsti, però devo dire che la le carenze principali ritengo che siano due, sollevate perlomeno dalla eh, popolazione, dagli utenti. Una è, è relativa al pronto soccorso, come un po' in tutti i grandi ospedali. Eh, proprio perché molti. Foligno raccoglie moltissimo molte persone che, eh, anche dai territori limitrofi. Quindi, invece che andare nei pronto soccorso dei loro territori, vanno direttamente a Foligno. Quindi c'è un intassamento forte. E su quello eh, io sono stata recentemente. Sembra che ci sia la volontà di ampliare il pronto soccorso perché. Eh, così come è oggi eh, dal punto di vista strutturale non è sufficiente, ma sicuramente manca anche del personale. Il personale manca sia lì che in altri, eh, in altri reparti, eh, lamentano moltissimo, molta carenza di personale la struttura di Foligno, ma come del resto lamentano molti altri, forse proprio per il fatto che, a detta dell'assessore, non è possibile eh, assumere. Ecco, a mio parere andrebbe fatta un'attenta analisi. Anche, eh, diciamo, sulla razionalizzazione, sulla gestione del personale eh, che normalmente avviene anche in altre regioni attraverso delle analisi eh, di controllo di gestione, diciamo così, in cui si, eh, si vede eh, nello specifico il funzionamento delle parti, il numero delle prestazioni fornite dalle parti, il personale che c'è. Eh, ecco eh, quindi, con questo, solamente con questo tipo di conoscenza approfondita, sia delle, diciamo, del personale presente sia delle prestazioni che vengono erogate, è possibile veramente capire se quel personale è sufficiente o meno o dove è eccedente rispetto a quello. Quindi, questo. In 30 secondi, poi vado anche da smacchi su uno dei problemi insomma, no? reali che riguarda le liste d'attesa. L'assessore si è impegnato affermando che a breve insomma, ci saranno nuove strategie per diminuire questi tempi a volte eh, estremamente lunghi. Sì. Riparto da lei, ma velocissima perché velocissima. dobbiamo cambiare argomento. Dunque, velocissima dico questo. Oh, io avevo già proposto all'assessore di guardare le regioni più virtuose. Uh, differenzialmente da come ha detto uh, il mio collega Smacchi se guardiamo quelle che stanno peggio. No, quando uno deve migliorare deve guardare quelle che stanno meglio. Quindi ho detto, vediamo cosa stanno facendo in Toscana, ho proposto un modello che fanno in Toscana che ha, permetto, ha permesso di ridurre le liste da sei mesi a zero a zero. Quindi eh, guardiamo le regioni più, più virtuose, cerchiamo di capire come fanno e applichiamo quei metodi. Ho proposto anche altre soluzioni, chiaramente poi l'assessore eh, è quello che fa le politiche, però eh, ritengo che bisogna, questo è il problema più importante, il problema yes. da affrontare. Smacchi? Sì, questo sarà anche da parte della maggioranza eh, l'obiettivo di fine mandato, quello di fare di tutto per abbattere queste liste d'attesa sia con il potenziamento del personale, sia con il potenziamento dei turni, sia anche con la possibilità di fare delle prestazioni durante i pomeriggi, anche dei fine settimana. Questo perché di fatto in una regione come la nostra che di fatto ha la qualità... Eh, che ci vantiamo di avere, non ci possono essere liste di attese di mesi, anche se per quanto riguarda le prestazioni programmate. Quindi, i prossimi 18 mesi su questo eh, ci sarà un impegno forte da parte della Giunta e della maggioranza. Allora, riparto da lei invece, Smacchi, su un altro tema sul quale è intervenuto sovente nell'ultimo periodo la preoccupazione, soprattutto per. Eh, la conclusione dei lavori sulla Perugia Ancona, anche a seguito soprattutto delle ultime notizie riguardanti la crisi che sta investendo la Staldi, che è l'azienda responsabile dei lavori proprio eh, su questa arteria. Facciamo un po' il punto della situazione. Sì, il punto della situazione di fatto è che i cantieri sono purtroppo fermi a causa della crisi della società Staldi e del concordato che ha ottenuto la società eh, Astaldi in conseguenza delle difficoltà finanziarie che sta attraversando. Ci sono due problemi fondamentalmente, il primo che è quello di eh, chiudere eh, i tratti ancora non completati, ma finanziati. Questa è un'opera totalmente finanziata che purtroppo, a causa del fallimento di tre grandi aziende, ancora non è stata completata. Per quanto riguarda il tratto Umbro, c'è rimasto un piccolo tratto tra Fossato di Vico e Fabriano da completare e il raddoppio delle gallerie del viadotto tra Casa Castalda e Valfabbrica. Vi è poi un intero tratto da completare nel tratto Marchigiano che va da Fabriano fino a Serra San Quirico e un tratto della Piedamo, eh, Piedemontana. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in pratica il concordato sta mettendo un'altra volta in ginocchio le imprese umbre che di fatto a causa di eh, tutta una serie di prestazioni già eseguite ma non pagate si trovano in una eh, difficoltà enorme nel poter continuare a proseguire la loro attività e nel continuare eh, la loro attività in quei cantieri, perché di fatto sono tra l'incudine e il martello. Se non continuano eh, potrebbero arrivare altri e quindi si metterebbero eh, insomma si isolerebbero da loro e dall'altra parte non hanno la possibilità di pagare stipendi e fornitori. Quindi l'impegno che abbiamo chiesto al governo, ad ANAS e alla Quadrilatero è di eh, mettere a disposizione tutte le risorse possibili, ma allo stesso tempo con la garanzia che quei soldi non vadano alle banche per i concordati, ma vadano a pagare le ditte, in particolare quelle umbre. Carbonari, le infrastrutture viarie sono fondamentali no? per lo sviluppo della regione. Sinceramente in Umbria insomma, ci sarebbe da rivedere diverse situazioni. Lei come me viene da un territorio che è quello di Forigno che per arrivare a Perugia, insomma, ci vuole abbastanza, no? soprattutto in certe mattine. Adesso sembra ci sia questa previsione da parte di Anas di allargare lì il nodo di Colle Strada, anche in previsione dell'insediamento di un nuovo colosso, possiamo dire, commerciale come Ikea. Ecco, cosa, eh, rispetto anche a quello che ci diceva prima Smacchi, qual è la sua impressione e il, il suo commento? Eh, innanzitutto che forse era sbagliata la programmazione di mettere Ikea eh, boh, in, quella, in quel territorio, perché quello è già con, eh, con eh, tutto il centro commerciale, con le strade, la strada è... È completamente intassata. Però allo stato attuale penso che sia voglio dire, necessario per forza l'ampliamento perché altrimenti non raggiungere il capoluogo via auto è impossibile. Eh, si facciano velocemente perché si facciano velocemente certi interventi perché altrimenti si rischia veramente di incidenti continui. Peraltro ci sono cantieri continui lungo la strada. Che dire, dal nostro punto di vista, certo il potenziamento della linea, della linea via treno no? eh, sarebbe importante, però certo io non, non la vedo ancora, mh, per me Perugia, per lo meno per i folignati, Perugia al di là degli studenti è spesso eh, diciamo raggiungibile in modo veloce solo via auto, cioè non c'è un'equivalenza e quindi o si, fa un, si fanno degli interventi seri sulla linea ferroviaria eh, insomma per arrivare al centro di Perugia altrimenti ecco, ci vuole un'ora via treno e poi posso... eh, carbonari eh, una piccola parentesi no? a Torino c'è stata la grande manifestazione con decine di migliaia, 30.000 si sono stimate in piazza a favore della TAV, eh, dato che parliamo di infrastrutture ma davvero in 30 secondi. Eh, lei chiaramente sta dalla parte dell'appendino? Il Movimento 5 Stelle rispetto a queste situazioni è abbastanza chiaro? Lei è così? Beh, guardi, io ho visto che c'era una, una, una. è stata molto partecipata a questa manifestazione, però, ho, secondo me, è stato un atteggiamento positivo quello dell'appendino, che ha detto chiaramente che la mia porta è aperta. Eh, sicuramente ascolterò le istanze e eh, probabilmente, quindi, ci sarà eh, in questi prossimi, in, nei prossimi giorni una, diciamo un colloquio diretto con, la, con il sindaco di Torino. Mi dispiace, ma continuo a chiamarlo sindaco. Senza dubbio, mh, eh, le analisi che noi abbiamo chiesto, le analisi costi-benefici, dovrebbero dare quantomeno un risultato, certo, la partecipazione a quella manifestazione è stata ampia. Quindi, che magari più che verso il sindaco, era verso il governo, che esatto. poi il comune ha, ha votato esatto. un atto di indirizzo, non è che esatto, poi decide esatto. il comune, No, sicuramente, eh, a mio modo di vedere, sicuramente attenderei l'analisi costi-benefici. Detto questo, però... però lei massima lei non è contraria insomma, no, alle opere che stanno... ma serve, io non, non sono insomma. mai contraria alle opere. Perfetto. Però credo che l'analisi vada sì, sempre ma, fatta ma, in modo preventivo. Sì, sì, è stata molto chiara eh. sulla risposta. Eh, smacchi? No, beh, io penso che... Un movimento come il 5 Stelle, che ha fatto della partecipazione popolare e quindi del coinvolgimento della gente eh, uno degli obiettivi primari anche del loro modo di fare politica, non possa non ascoltare la gente Beh, quando, quando ehm... esprime una valutazione diversa. Sono d'accordo con il Movimento 5 Stelle quando dice. Eh, non bisogna eh, interrompere il progresso e le opere, ma bisogna evitare gli sprechi nelle opere. Su questo sono d'accordo perché in molti casi, anche in Italia, ci sono state o opere incompiute o opere, no, cioè, o il opere che opere. nel rapporto costi-benefici. Quindi, a mio modo di vedere, come è stato fatto anche per la TAP, eh, meno slogan, meno campagna elettorale, più responsabilità di governo. Allora, eh, Smacchi eh, poi due argomenti che vi piacciono molto. Maria Grazia Carbonari sulle officine di manutenzione cicli di Foligno perché ha presentato in questo, su questo una mozione, parleremo tra poco. Lei invece ha espresso soddisfazione perché poi è stato diciamo, eh, ricompreso in uno degli ultimi atti votati dall'Assemblea legislativa con la sua proposta di utilizzare no, i fondi recuperati dal taglio dei vitalizi per. Eh, i, i, I genitori, insomma, eh, separati. Sì, io, se posso, guardi velocissimamente due cose su, sulle quali ho espresso soddisfazione. La prima, che insieme anche al Movimento 5 Stelle e agli altri colleghi siamo riusciti ad arrivare ad un taglio sostanzioso. Eh, dei vitalizi per circa un milione di euro in tre anni che anche abbiamo... Dice poco però, eh, facci... Beh, allora, che ma perché non si... lei punta sempre più in alto, però noi ci accontentiamo veniamo dalla campagna, si quindi da questo che... punto di vista dico eh, un milione di euro da destinare a chi è in difficoltà, in particolare ai genitori separati che in conseguenza della separazione si trovano in difficoltà mettendo a disposizione alloggi consulenze eccetera eccetera, mi sembra un'ottima proposta che ha avuto anche dei tempi molto rapidi, tant'è che e in tre mesi siamo riusciti dalla proposta ad arrivare all'erogazione che avverrà entro l'anno. La seconda invece proposta, della quale sono molto orgoglioso, è che siamo riusciti a trovare oltre 2 milioni di euro, partivamo da zero per quanto riguarda i contributi prima casa. Eh, già da quest'anno 73 ragazzi e coppie potranno avere 30.000 o 20.000 euro a seconda del tipo di bando che hanno partecipato, per avere dei contributi e quindi per acquistare la prima casa. Cercheremo di fare altrettanto nel 2019 e nel 2020, ma in conseguenza del taglio dei finanziamenti da parte dello Stato eravamo nel 2015 2016 a zero euro da mettere a disposizione. Quindi su questo l'orgoglio di aver fatto una cosa concreta in tempi rapidi. Cargonari, Carbonari su questo poi torniamo all'altro argomento che le dicevo, sul taglio dei vitalizi da investire poi per esigenze allora, no, dei genitori. La nostra proposta uh, ai tempi era molto più forte, era un taglio maggiore, l'eliminazione del doppio vitalizio, l'aumento dell'età pensionabile, avremmo risparmiato molte più risorse da poter destinare a questa causa o anche ad altre. A e quindi io ribadisco che bisognava fare di più in quella sede e forse ora la nostra regione si troverà costretta a far di più perché, comunque, no, mi sembra aver capito che da parte del governo ci sarà eh, una certa mh, linea eh, quindi che porterà dei risparmi. Risparmi che chiaramente sono d'accordo su questo, eh, sono stati destinati in questo caso ai eh, genitori separati, ma potrebbero essere destinate quante priorità. Alla nostra regione a oggi come sociale, oggi, tantissime cioè, a livello sociale, tantissime. Quindi. Cioè, ci entreremo nella prossima trasmissione, magari perché non abbiamo esatto. tanto tempo. E mi piacerebbe ecco, sentire da lei questa sì. sua proposta. Ha annunciato una mozione per chiedere alla Giunta regionale ad impegnarsi insieme al Governo e Trenitalia per investire sul potenziamento delle officine e manutenzioni cicliche di Foligno e realizzare la tanto annunciata, dice lei, piastra eh, logistica eh, ferroviaria. Eh, su questo, oh, voi sapete, Foligno è il centro dell'Umbria eh, e a Foligno queste, le grandi officine sono state sempre una storia, hanno, hanno avuto una storia molto importante, hanno avuto mh, grande, mh, mh, molte persone impiegate, quindi grande, anche l'economia che girava intorno ad essa era importante. Poi nel tempo è stata depotenziata a favore diciamo, del, delle dell officine di Ancona. Attualmente eh, la mia preoccupazione è che si vada nel tempo a, a scendere ancora di più nella, nella, appunto, nei lavori che vengono svolti attualmente dalla, dalle officine di Foligno di manutenzioni cicliche perché? perché comunque i treni di prossima generazione saranno elettrotreni e di conseguenza se la, eh, il polo di Foligno non viene in qualche modo ristrutturato per... Fare manutenzione agli elettrotreni è chiaro che man mano le vecchie mh, locomotori le vecchie vetture vanno in smaltimento e quelle nuove eh, non potranno essere trattate a Foligno. Quindi io sto oh, attivandomi su due fronti: da un lato quello di eh, capire eh, quello che si sta facendo oggi a Foligno con Trenitalia e poi magari anche cercare un'interlocuzione con il governo. Io già sono andata a parlare con Trenitalia, sto cercando di capire che cosa vogliono farne di Foligno. Ma eh, il mio intento è quello di chiedere che una parte degli investimenti che attualmente già sono stati impegnati dalla Giunta e eh, da Trenitalia vengano destinati proprio a questo: a potenziare il polo di Foligno. Perché noi abbiamo un problema di lavoro in tutta l'Umbria. Ecco, la spesa può, molte volte deve servire anche a questo, a uh, no, portare in maggiore lavoro. Smacchi, la situazione invece dell'area appenninica, in particolare la ex Merloni, come com andrà a finire, com'è attualmente la situazione? Ma guardi, io ho presentato una mozione pochi giorni fa per far sì che l'Assemblea legislativa voti. Il riconoscimento dello stato di crisi complessa per quanto riguarda tutta la fascia appenninica, quindi sia eh, quella umbra sia quella marchigiana. Mi sono sentito su questo argomento con il consigliere regionale presidente della seconda commissione marchigiana eh, Traversini, Gino Traversini, eh, che eh, di fatto ritiene anche perché sia l'assessore Paparelli sia l'assessore. Eh, delle marche allo sviluppo economico avevano già in qualche modo eh, previsto eh, questo riconoscimento che sia il momento per poter in qualche modo rilanciare una fase di sviluppo che parte pa proprio dai territori anche in conseguenza delle migliorate eh, infrastrutture. Noi abbiamo bisogno di lavoro. Questa è la parola chiave. Per poter eh, lavorare e dare lavoro abbiamo bisogno di chi ci investa in quel territorio e lo faccia eh, in maniera seria, credibile, non soltanto sfruttando i finanziamenti europei che in determinati momenti possono essere a disposizione. E anche quello che sta facendo Porcarelli per quanto riguarda l'ex Merloni in questo momento è in una fase di stallo. Quindi le istituzioni devono fare di tutto per portare degli investitori seri e ridare lavoro ad una parte dell'Umbria e delle marche che in questo momento è in difficoltà. Siamo in conclusione, Maria Grazia Carbonari, parliamo di politica, parliamo dell'azione governativa del Movimento 5 Stelle insieme alla Lega, insomma qualche volta c'è qualche screzio no, tra i leader, ma è un contratto di governo, come dicono loro, non è una coalizione e, e qui è uno scommettere su quanto dura questo governo. Lei che dice? Tutti alla legislatura e oltre. Quindi è, di questo, è soddisfatta, insomma. Beh, Ma questa esperienza con la Lega potrebbe essere riproponibile anche a livello periferico? Oh, no, a mio parere no, perché lì c'è stato, non, si, non abbiamo avuto i numeri da soli e quindi ci siamo trovati di fronte a un bivio: o riandava, si ritornava al voto o si faceva questo contratto. Quindi. Eh, sui territori non credo che ci sia, ma sicuramente non c'è nessuna, mh, noi corriamo da soli come corre da solo la Lega con il centrodestra. Eh, ritengo che le operazioni, al di là di alcune visioni diverse che noi abbiamo con loro, però su, su quello su cui ci siamo impegnati, si sta portando avanti. Chiaramente non si può pretendere tutto e subito, perché sono sei mesi neanche. No? Eh, la legislatura dura cinque anni teoricamente, quindi quello che è previsto nel contratto di governo deve essere fatto in cinque anni. E qui invece stanno particolarmente sottoponendo noi. Uh, sotto stress continuo mentre a mio parere invece soprattutto uh, dal punto di vista um, mediatico si sta spingendo la Lega uh, però uh, diciamo tutto quello che fa la Lega va bene e questo l'ho visto anche dai giornali e tutto invece quello che fa il Movimento 5 Stelle fa troppo poco ecco non sono di questo avviso le posso assicurare ma uh, Chiarissima, Smacchi, il Partito Democratico è in fase congressuale, insomma, le anime, diverse anime, le correnti, insomma, come andrà a finire? Riuscirà a, a, ad essere un corpo unico oppure Renzi alla fine farà la scissione? Lei che pensa? Ma noi stiamo provando in tutti i modi a fare una cosa che, riallacciandomi a quello che diceva la consigliera Carbonari, non sia contro natura. Loro ci hanno provato, hanno cercato di fare una cosa per mettere insieme... Una forma di governo, perché la loro è soltanto eh, u, 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 diciamo una, una relazione per governare. Noi invece vorremmo fare una cosa naturale, una cosa che possa riavvicinarsi agli elettori che ci hanno abbandonato, ma soprattutto una cosa che possa in qualche modo far sì che si migliori ancora di più la forma di governo. Pochi giorni fa abbiamo visto quel che è successo a Roma con la vicenda giudiziaria della Raggi. I Romani sono ancora più preoccupati dopo questa vicenda perché la Raggi eh, continuerà a governare. Per questo come vede non ho più tempo. Ho no, poi... però vede, la differenza la fa le capacità di governo. In questi momenti molto difficili, anche dal punto di vista economico, quello che conta è essere adeguati per la difficoltà. Lasciamo perdere tutte le altre cose. Quindi, bisogna essere preparati e adeguati a governare. Poi, se c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il PD, ai cittadini conta poco. Guardi in questa fase. Sì. Bene, eh, non abbiamo altro tempo, avevo anche altri argomenti da sottoporvi. Lo faremo in una prossima trasmissione dato che siete anche abbonati ad incontrarvi in questo studio. Grazie Maria Grazia Carbonari, vicepresidente della Prima Commissione del Movimento 5 Stelle e ad Andrea Smacchi del Partito Democratico e Presidente di questa commissione, la Prima Commissione. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci.